Ciao a tutti, io sono Tutorial More e oggi vediamo perché il Dynamic Link è così importante. Il Dynamic Link ha portato il mio editing al livello successivo. Come lo stesso nome suggerisce, si tratta di un collegamento dinamico. Ma tra cosa è esattamente? Per capire l'utilità di questa funzione è necessario fare un esempio pratico. Ipotizziamo che voi siate alle prese con Adobe Premiere Pro. State montando le vostre clip quando, a un certo punto, decidete che è arrivata l'ora di aggiungere anche qualche effetto con After Effects. Quale sarebbe il percorso più logico da fare? In teoria si dovrebbe esportare la porzione di video interessata, aspettare i tempi del rendering, importare il file appena creato su After Effects, aggiungere gli effetti, esportare nuovamente e quindi attendere ulteriormente che questo secondo rendering finisca, importare nuovamente la clip su Premiere Pro e sostituirla a quella originale. Ma che davvero? Capite ovviamente che un discorso del genere non è fattibile, senza contare che per un'operazione così semplice abbiamo creato due copie aggiuntive dello stesso file, che occupano spazio sul disco, a mio parere inutilmente. Inoltre abbiamo perso del tempo prezioso perché abbiamo dovuto aspettare che lo stesso file venisse renderizzato per due volte. Immaginate di dover fare questo per più clip. Ebbene, il Dynamic Link salta tutti questi step intermedi e vi consente di applicare direttamente gli effetti di After Effects a una clip video di Premiere Pro, direttamente dallo stesso progetto. Per essere più precisi, i progetti saranno due, ma la risorsa utilizzata, audio o video che sia, sarà la stessa per entrambi. I file multimediali, quindi, vengono messi in comune e sono accessibili sia dall'uno che dall'altro software in ogni istante. Così facendo otterremo una sorta di fusione che ingloba sia tutte le funzioni di After Effects che di Premiere Pro. Ma fare un unico software che facesse tutto questo già in partenza no, eh? Dobbiamo sempre complicarci le cose. Prima di iniziare occorre fare una doverosa premessa. Affinché il Dynamic Link funzioni, è necessario installare versioni uguali di After Effects e Premiere Pro. Per esempio, dovrete avere o la versione CS6 oppure la versione Creative Cloud di entrambi i software. In aggiunta, dato che stiamo sempre parlando di video editing, assicuratevi di avere un buon processore e un'adeguata quantità di RAM. Tenete conto che d'ora in poi utilizzerò due termini, composizione e sequenza. Col primo mi riferirò ad After Effects, col secondo invece a Premiere Pro. Associando questi nomi ai relativi elementi, riusciremo a comprenderne meglio i meccanismi e soprattutto eviterete di confondervi. Adesso passiamo alla pratica. Quello che vedete è un progetto di Premiere Pro e per ulteriori approfondimenti vi consiglio di guardare il corso completo che ho realizzato. Come è stato detto, bisogna creare un collegamento tra Premiere e After Effects. La pratica standard prevede che si clicchi col destro sulla clip da collegare e che si selezioni la voce Sostituisci con composizione After Effects. Subito dopo viene avviato il relativo programma, che trasferisce quel file in una composizione che ha gli stessi settaggi della sequenza di Premiere. Il Dynamic Link è ora attivo e possiamo sfruttarne tutti i benefici. Ad esempio, aggiungendo degli elementi e animandoli, essi saranno visibili anche nella sequenza originale. Ma aspettate, c'è qualcosa che non quadra, non trovate? Per inserire quelle semplici animazioni nel mio video, avevo davvero bisogno di usare After Effects? Ovviamente no. Ed è per questo che è importante valutare bene se e come usare il Dynamic Link. Sfruttandolo in modo intelligente, eviteremo inutili sprechi di risorse. Analizziamo dunque i vari casi. Come è stato specificato all'inizio del video, il Dynamic Link permette ad After Effects e Premiere Pro di condividere le stesse risorse.
Il che ha senso se vogliamo modificare una clip video con entrambi i programmi contemporaneamente. Ma a volte potrebbe esserci l'esigenza di aggiungere al progetto di Premiere degli elementi originati esclusivamente in After Effects. L'esempio più pratico è quello della transizione che uso nei miei video. Per aggiungerla al progetto, devo forse sostituire una delle clip video già presenti? No. Poiché si tratta di un'animazione che non ha bisogno di nessuna clip da usare come riferimento, possiamo condividere con After Effects un elemento neutro. Mi sto riferendo al mascherino colorato. Dopo averlo aggiunto alla sequenza e dopo averne regolato la durata, lo sostituisco con una composizione di After Effects. Così facendo avrò creato una composizione vuota, all'interno della quale potrò aggiungere degli elementi creati esclusivamente con le funzionalità di After Effects. In questo caso io importo la mia animazione predefinita. Potete modificare i tempi della composizione dal menu Finestra, Impostazioni, Composizione. In alternativa, modificate gli intervalli di rendering, fate clic destro in questo punto e selezionate la voce Tronca composizione secondo area di lavoro. Tenete a mente che un'animazione predefinita può essere aggiunta e modificata anche direttamente da Premiere Pro, ma si tratta di un argomento a parte. Per ora focalizziamoci su questo argomento. Spesso si ha la necessità di creare delle animazioni al di sopra di una clip video preesistente che viene usata come riferimento. Ad esempio, pensiamo a delle animazioni che devono basarsi sui movimenti di un soggetto. In questo caso, la clip principale verrà condivisa tra Premiere e After Effects. Ma prima di far ciò, è importante farne una copia, e tra poco capirete il perché. Per duplicare una clip su Premiere, tenete premuto il tasto Alt della tastiera e trascinatela. Poi sostituite la clip che sta sopra. A questo punto potete aggiungere le animazioni che preferite. Dopo aver terminato, ecco cosa succede. La composizione di After Effects è visibile nella sequenza di Premiere, ma non viene riprodotta in modo fluido. Come mai? Il motivo è semplice. Il Dynamic Link sta eseguendo una grossa mole di lavoro per mostrare sia gli effetti che la clip che sta sotto. E questo non è molto efficiente. Dato che la clip ci serve solo come riferimento, non possiamo fare in modo che essa non venga processata dal Dynamic Link affinché questo mostri solamente gli effetti da noi aggiunti? Certo che possiamo! Da After Effects selezionate la clip di base e andate nel menu Livello, Livello Guida, che trasformerà quell'elemento in una guida, appunto. Possiamo vedere che accanto al suo nome sorgente comparirà una griglia azzurra. Il livello guida è visibile solo all'interno della specifica composizione che lo contiene e quindi non viene renderizzato nel momento in cui visualizziamo la composizione collegata. E perché allora da Premiere sembra che non sia cambiato niente? Ricordate il duplicato della clip? Bene, guardate cosa succede se lo spengo. Vediamo che la composizione collegata mostra tutti i livelli tranne il livello guida, che resta invece visibile su After Effects. Il Dynamic Link sta ora elaborando meno dati, diventando quindi più veloce. Il risultato finale, però, è identico. Che dite? Questo video merita di essere condiviso? Immaginate di voler creare un'animazione che segua il ritmo di una voce narrante. Per esempio, nel momento in cui dico After Effects, spunta la relativa icona, e la stessa cosa vale per Premiere Pro. Come possiamo assicurarci che le animazioni non arrivino troppo in anticipo oppure in ritardo?
semplice, importando anche la traccia audio. Basta selezionare gli elementi interessati e sostituirli. Nonostante io abbia importato anche l'audio, questo resterà intatto su Premiere e soltanto la parte video subirà dei cambiamenti. La parte sonora, quindi, può essere utilizzata come riferimento e per visualizzarla basta selezionare il relativo livello e premere due volte il tasto L. Ma come si fa a sentirla su After Effects? Generalmente si regolano gli intervalli di rendering e poi si preme il tasto 0 del tastierino numerico per elaborare la cosiddetta anteprima RAM. In alternativa, tenete premuto il tasto CTRL e trascinate il cursore della timeline. Dovreste sentire i vari frammenti dell'audio che vi consentiranno di orientarvi all'interno della composizione. Un'animazione che segua il ritmo. Dopo aver aggiunto le clip al Dynamic Link, non è detto che queste vengano riprodotte in modo fluente. Si tratta pur sempre di un meccanismo pesante, ma fortunatamente è gestibile in modo molto semplice. La soluzione, infatti, consiste nel generare dei file di anteprima, che saranno utilizzati al posto dei file originali. Da Premiere regoliamo i due intervalli di rendering affinché combacino con la durata dell'elemento interessato e premiamo invio sulla tastiera per renderizzare quella determinata porzione. Dopo aver terminato, la clip diventerà molto più scorrevole e la barra verde che sta sopra ce ne darà la conferma. Ricordate che ogni qualvolta applicherete una nuova modifica, da Premiere o After Effects, dovrete renderizzare nuovamente la clip video. Inoltre, dal menu Sequenza, Impostazioni Sequenza, potete decidere di generare delle anteprime più leggere per velocizzare l'intera operazione. Il Dynamic Link, comunque, funziona anche al contrario. Nel senso che è possibile aggiungere una composizione di After Effects a una sequenza di Premiere Pro. In verità io non faccio mai così, perché nei miei progetti prima assemblo le clip e solo in seguito aggiungo gli effetti. Inutile dire che ci sono tanti metodi e che voi potete e dovete adottare quello che vi viene più comodo. Bene, anche per oggi è tutto. Ora anche voi potete migliorare la vostra produttività. Commentate per farmi sapere cosa ne pensate e noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video. Ciao ciao da Tutorial More!